Salve a tutti, siamo qui con Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal. Ugo è una voce preziosa perché vive a Odessa, dove ha gli affetti, dove ha il proprio lavoro. Nella nostra ultima intervista mi ha colpito in particolar modo un passaggio, quando tu hai detto io da qui non me ne vado, questa è la mia città e arriverà un momento, quando tutto sarà finito, in cui ci si ricorderà di chi si è fermato qui, di chi è rimasto sotto le bombe e di chi invece è fuggito. A distanza di tempo, ti chiedo, è ancora questa la tua opinione dopo tutto quello che abbiamo visto? È stato importante fare questa scelta sia per una questione proprio di appartenenza, di adesione, di rispetto per questa guerra. Ecco, questo era un momento in cui un conto è molto difficile chiedere, non so, a uno straniero di venire qua apposta, ma se tu sei già qua e stai facendo delle cose importanti, quello è un momento in cui devi dire se ci tengo veramente a questo paese, lo fa per rispetto per le persone che rimangono, devo anch'io stare al loro fianco. Quindi questa è stata la prima motivazione. Poi devo dire che all'inizio non l'avevo messo in conto, ma è stato importante essere qua per svolgere il ruolo professionale che mi sono scelto, quello dell'informazione. Allora, io ho avuto questa esperienza, un'esperienza interessante, molto faticosa per certi versi, ma comunque necessaria di informazione al mondo di quello che succede. Dimmi, visto che tu ti trovi lì in questo momento, se esiste davvero, se hai la percezione che ci sia in atto una propaganda anche da parte dell'Ucraina, senza entrare nel merito di Bucha, non Bucha, in generale. In questa materia particolare che tu stai toccando, la cosa più sensata è chiedere dei team di esperti di medicina legale per appurare i fatti e devono essere internazionali. Questa è la cosa più importante, perché chiunque potrebbe dire: ah, fate propaganda e avete fotografato queste persone, ma non è vero. A parte che i morti ci sono veramente, questo. Punto 1, i morti ci sono, non ce li siamo inventati, ci sono, non puoi. Chi li ha uccisi? Ma vogliamo pensare che gli ucraini abbiano ucciso migliaia di persone? Perché stiamo parlando di migliaia di persone, cioè loro connazionali li hanno uccisi per farli vedere. È una cosa assolutamente. Io non ci credo, sinceramente. Ti chiedevo appunto se avessi accesso ai talk show italiani e se ti Sì. capitasse ogni tanto di imbatterti in qualche trasmissione TV dove noi abbiamo dei degni rappresentanti della propaganda russa Sì. e ci spiegavi tu appunto che da voi invece è censurata, non avete accesso appunto ai media No. russi. Di Che come cosa? viene gestito il dibattito qui in Italia, che idea ti sei fatto? Ma allora, al di là del fatto che sono inorridito da sentire personaggi, esponenti che possono anche pensare di negare queste stragi o cercare di inventarsi l'idea che sono state create ad hoc, però è molto utile farli parlare. Cioè, io preferisco trasmissioni, li ho visti in Italia, talk show. Tra l'altro, secondo me, sono stato molto bravo. Quelle poche trasmissioni in cui, poche italiane, in cui hanno provato a far parlare qualche russo, hanno invitato qualche opinion maker che ha potuto liberamente dire cosa ne pensava, e naturalmente ha detto delle cose che per noi erano non molto, molto, molto piacevoli, però è stato molto importante creare questo confronto, dire questa è la loro visione, punto, anziché censurarli. Quindi qui vedo il valore del libero dibattito. Noi ci innamoriamo di alcune idee molto belle, tipo Putin è matto, secondo me non è matto, è una persona lucida che ha una logica. Se diciamo che è matto, non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Oppure Putin è un dittatore, ma intorno a lui lo farebbero fuori volentieri. Anche questo, secondo me, è un sogno. I russi, se sapessero, se sapessero veramente quella realtà, cambierebbero idea. Anche questo, secondo me, è un'illusione. Per questo è utile sentire veramente quello che pensano, perché bisogna porre il problema: perché si è creata questa mentalità? Senti, ieri Mario Draghi ha usato una metafora molto efficace. Ha detto: preferite la pace o preferite tenere spenti i condizionatori la prossima estate? Credi che all'Europa si debba chiedere un ulteriore sforzo, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni evidentemente relative al gas?
Allora, io col fatto stesso di abitare qua e di vivere qua sono solidale con questo popolo, quindi mi sembra giusto, mi sembra opportuno che si faccia questo sacrificio. Allo stesso tempo capisco anche quello che spiego anche qui ai miei cari, guardate che comunque le nazioni devono far coincidere le loro scelte con anche gli interessi nazionali. Poi devi governare un'economia in crisi, devi avere la gente che vede le pollette che crescono, i pensionati che non ci stanno con la pensione, quindi sono grossi problemi. Quindi sono scelte molto delicate, perché poi alla fine la cosa che si è scoperta, e questo è un danno fatto non dagli attuali politicanti, anzi tra i governanti, ma dai predecessori che negli scorsi 20 anni hanno creato dei paesi energeticamente non indipendenti. I russi si sono ritirati da Kiev e da altre città, però ovviamente Kiev è la città simbolo, e hanno detto che si concentreranno adesso proprio sul sud-est ucraino. Sì. Sei preoccupato? Fino a quando questa guerra ci sarà, saremo preoccupati soprattutto per la distruzione e per le stragi. Ho l'impressione che ormai i russi non riusciranno a domare questo popolo e non riusciranno a conquistare l'Ucraina. La mia paura è che questa guerra possa continuare per anni, come è successo in Jugoslavia, il che significa che la lista delle vittime destinata a crescere. Ma non varrebbe Dopodiché, la pena a questo punto sacrificare il Donbass e chiudere la partita così? Oppure Zelensky fa bene a non mollare neanche un centimetro? guarda, qui è una questione molto delicata, perché noi tra di noi potremmo dire che, perché noi siamo italiani, siamo abituati al compromesso, le soluzioni le troviamo sempre. Abbiamo poi ceduto noi pezzi del nostro territorio nazionale senza battere ciglio. Dopo la seconda guerra mondiale abbiamo lasciato agli jugoslavi il Capodistria, che insomma sono zone italiane da secoli. Abbiamo una mentalità poco affezionata alla patria, quindi però è più facile parlare. Io credo che se domani si chiedesse anche a Zelensky: senti, lasciagli la Crimea e il Donbass, che tanto sono due territori che nel profondo non rivolgono indietro, perché secondo me è una questione più d'orgoglio. Qui lo dico, non lo dirò mai apertamente in pubblico. Però il problema è che adesso Putin non si accontenta più, vuole molto di più, perché deve salvarsi la faccia. Quindi siamo a un punto in cui non ci sono i termini per creare un negoziato per fare la pace. Già Putin farà molta fatica a spiegare ai russi che hanno rinunciato ad attaccare Kiev. I russi si aspettavano che la conquistasse. Cioè Zelensky purtroppo sta avendo le mani legate, perché il popolo gli dice: ma tu come fai a discutere con un sanguinario inaffidabile che oggi gli concedi una cosa e sai che tra 6 mesi, quando avrà reclutato nuovi soldati, ci riattacca di nuovo? Cioè, questo è il pensiero. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, Ugo, e speriamo di rivederci, risentirci la prossima volta e di poter dire che la guerra è finita. Grazie, Speriamo tanto. Grazie, Ilaria. Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal.